E quindi come fonte di simboli a buon mercato, nel senso che quasi tutti conoscono perché in qualche modo li hanno incontrati da qualche parte, usiamo alcune lettere dell'alfabeto greco, neanche tutte. Ovviamente quali possiamo usare? Possiamo usare quelle che non coincidono per grafia con quelle dell'alfabeto latino, perché quelle là già stanno impegnate. Insomma. Tanto per capirci, Rho maiuscola, che è la R, non la possiamo usare perché coincide con la lettera P latina. Però, diciamo, in generale non è che vi fa male sapere che quella si, corrisponde alla R, no? Che ci sono alfabeti moderni derivati dal greco, precisamente l'alfabeto cirillico, è abbastanza simile a quello greco. Allora, le lettere dell'alfabeto greco sono alfa, che è la nostra A, beta, che è la nostra B, e si vede dalla forma maiuscola, gamma, che è la nostra G. G e G sono unite solo dalla grafia, solo in italiano. In tutte le altre lingue non esiste che G e G abbiano. In molte altre lingue non esiste che G e G abbiano la stessa lingua. Quindi questa è la G. Delta è la nostra D. Epsilon è una E. Qua non mi ricordo mai qual è la E aperta, la E chiusa, l'altra E è la eta. In mezzo tra epsilon e delta c'è zeta. Questa per esempio la usiamo in matematica, la useremo l'anno prossimo quando faremo dei cenni sulle funzioni olomorfe, però non la chiamiamo zeta perché il nome zeta sta già impegnato. Quando la useremo al minuscolo, al maiuscolo non la possiamo usare perché coincide con la zeta, la chiameremo zeta per distinguerla, perché la Z minuscola noi ce l'abbiamo, è un'altra grafia. Eta, che è l'altra E. Teta corrisponde nella pronuncia al TH che è aspirato che hanno gli inglesi, Fang, ok? Anche chi ha fatto il classico normalmente la legge come T, ma non è T, è TH. Volete una prova che diciamo era TH? Allora, lo stesso nome, Teodoro, il nome italiano Teodoro deriva da dono di Dio, se non sbaglio, vabbè, Teos è Dio e Doron è dono. Comunque, deriva dal greco dono di Dio, in italiano è Teodoro, in inglese è Theodore e in russo è Fyodor, perché TH è una cosa un po' difficile da pronunciare, quindi non è tanto stabile. Allora, se deve decadere, o decade verso la T o decade verso la F, assomiglia un po' alla T e un po' alla F. Infatti in italiano si chiama Teodoro, in russo si chiama Fyodor e in inglese hanno la TH, sono abituati, è rimasto Theodore. Chiedo scusa, le due H come si chiamavano? No, questa non è una H, coincide come grafia con la H, però è una I. Quindi si chiama? Eta. 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 E l'altra? L'altra è Epsilon. No, quella a fianco a Eta. Teta. Eta probabilmente lo conoscete da Eta Beta, insomma. Quindi non solo la matematica si è ispirata alla lettera greca, ma a molti altri, anche i fumetti. Iota non si usa perché coincide con la nostra I, anche se non ha il puntino. K è rimasta in latino, in inglese la K. Lambda è la nostra L. Lambda. L-A-M-B-D-A. Lambda. Oh. Memorizzatela bene perché non voglio vedere gente che mi scrive lambda e mi legge fio, sì, o me la scrive la lambda, me la scrive sotto al contrario.
Ho fatto i classici, purtroppo. Diciamo, ho una certa intolleranza verso l'essere scritte. MN, questo è la MN, però si chiamano, in greco si chiamano mi-ni. Pronuncia alternativa mu-nu. Però o dite mi-ni o dite mu-nu. È una scelta, non posso chiamare una mi e l'altra la chiamo nu. Non è coerente. Questa la possiamo, le useremo molto, lambda, mi, ni, al minuscolo, la lambda la useremo pure al maiuscolo. Xi, questa è la nostra X, Xi, la X inglese. E si userà al minuscolo ogni tanto, al maiuscolo un po' meno, per il semplice fatto che spara tre barre così è un po' scocciante, ma non per altro. A questo punto abbiamo omega, no, che va omega, omicron, volevate far cadere, e l'altra O è la omega, sono distanti le O, e letteralmente omicron significa O piccolo, omega significa O grande, anche qui c'è una pronuncia alternativa, omicron e omega, però o dite omicron omega o dite omicron omega. La differenza è la stessa che per le E, una è aperta e una è chiusa. Però mo non mi chiedete qual è quella aperta e quella chiusa. Mi impiccio sempre. Ah. Questa è la lettera greca più famosa del mondo, pi greco. Pi. Si può usare, in matematica si usa al maiuscolo per il simbolo di produttoria, quando devo fare il prodotto di un certo numero di cose, e al minuscolo si usa per una costante che vale approssimativamente 3,1415926,54 e rotti. Approssimativamente. Posso aggiungere anche 200 cifre, ma sarà sempre una cosa approssimata. È chiaro? Non bisogna dire pi greco uguale a 3,14, è uno degli errori più gravi della matematica. Cioè, l'errore sta nell'uguale. Se si scrive uguale circa, potete scrivere anche uguale circa 3. Uguale circa 3 è corretto, perché tu non hai messo la cifra, diciamo, hai messo solo le cifre intere e quello è vicino a 3. Ma se ci metti uguale, è un errore. Rho è la nostra R. E si può usare benissimo al minuscolo perché non coincide per grafia con la nostra F, al maiuscolo coincide con quella della P. Sigma si usa in matematica al minuscolo per tante cose, è un simbolo libero, diciamo così. Al maiuscolo si usa per il simbolo di sommatoria o di serie. La nostra S corrisponde alla nostra S, però in fine di parola si scrive in quest'altro modo. Questo non lo scrivo per motivi di, diciamo, carattere matematico, ma lo scrivo soltanto perché in cirillico la S si fa così. Come mai? È da questo. Tolto, diciamo, la virgoletta sotto, è caduta la virgoletta sotto, è rimasta C. Tau è la nostra T. E si può usare benissimo al minuscolo. Y non è U, è U alla francese, U, e non è I e non è U, è Y. Però anche quelli che fanno il classico normalmente dicono U, perché e non fa lo sforzo di dire U. La possiamo, vabbè, al maiuscolo coincide con la Y moderna e al minuscolo coincide con la U, quindi non si usa né al minuscolo né al maiuscolo. Come citazione matematica possiamo dire che diciamo, c'è un quarto, diciamo,
non è un quartiere, è una piccola zona di Napoli che si chiama Forcella, nota magari per non essere, però diciamo, se andate da quelle parti state attenti a questa porta. Si chiama in realtà Forcella perché è fatta a Y, la forcella della bicicletta ha una divaricazione ed è fatta a Y in onore di Pitagora, quindi già poi perché la Y è in onore di Pitagora non me lo ricordo, questo è il motivo. Fi è la nostra F, però si può usare benissimo perché la grafia è diversa sia al maiuscolo che al minuscolo. Al minuscolo se la scrivete in corsivo la dovete scrivere così, però sui libri la trovate più frequentemente così, perché diciamo c'è un corsivo e c'è uno stampatello minuscolo. Poi questa è la chi. La pronuncia della chi è una H aspirata. Ha. Quindi non c'entra niente con la nostra X. Chi è caratterizzata dall'incrocio, no? Infatti la parola chiasma significa incrocio, e il chiasma ottico è dove il nervo ottico si incrocia, il nervo che comanda l'occhio di sinistra viene da destra, il nervo che comanda l'occhio di destra viene da sinistra. E come si legge? Per esempio in greco Cristo, Christos, Christos, la X è la lettera che ricorda Cristo. E voi vedete nelle chiese trovate scritto, a volte non è che trovate la veromica, trovate scritto AX omega, a volte sovrapposta, a volte Christos è alfa e omega, è l'inizio e la fine. Chiese cristiane, anche quelle cattoliche, trovate questa simbologia. Questo senza avere, diciamo, riferimenti necessariamente religiosi. Visto che ci siamo capitati, no, la prima e l'unica volta che dico due cose. Diceva, che sapete chi è Benedetto Croce? Chi era? Era il più filosofo. Io l'ho conosciuto come critico letterario. Sì, era tante cose. Comunque era di Pescara, vissuto a Napoli, è stato uno dei pochi filosofi italiani influenti. E comunque lui era notoriamente ateo. Però diceva lo stesso, non possiamo non dirci cristiani. Che intendeva dire? Siamo stati educati come tali. Diciamo, indipendentemente dal convincimento religioso, se uno vive in un paese dove la densità di chiese sarà più di 10 per chilometro quadro, dove le forme dell'arte sono state influenzate, ma poi buono, Benedetto Croce come si chiama? Benedetto di nome, Benedetto Croce di cognome. Allora, ecco, questa è una lettera che non esiste più perché corrisponde alla PS, come QS, XI, questa è XI, e quindi è ideale per usarla ai fini, diciamo, di avere due simboli in più, uno al minuscolo e uno al maiuscolo. È l'ideale, tanto non esiste più. E poi omega, ok? Eppure questo viene ben sfruttato. Boh, esercizio, rileggere a voce alta tutti insieme. Alfabeto. No, una cosa. Alfa. Beta. Gamma. Teta. Epsilon. Zeta. Teta. Zeta. Iota. Kappa. Vabbè, facciamo mini, così. Mini, Sigma, Tau, Y,
Omega, bravi, hai detto Omega, avendo detto Omega. Vabbè, queste sono le lettere che fanno parte del corso. Nel senso che non è che ti venga a chiedere di scrivermi l'alfabeto. No. Però magari se poi mi usi una lettera e me la chiami in un altro modo, un po' di fastidio me lo dà. Te l'ho detto, cioè non te l'avessi detto. Ok? Queste le lasciamo qua per adesso. Bene. Allora, adesso daremo un paio di definizioni che ci aiuteranno poi a svolgere degli esercizi subito dopo. Queste definizioni probabilmente saranno anche ripetute. Cominciamo con la definizione di funzione. Il concetto di insieme per adesso lo do, diciamo, per noto. Tanto insieme è un concetto primitivo, le proprietà degli insiemi le do per note, alcune, fino a quando comunque ci tornerò sopra, perché fidarsi è bene, non fidarsi è bene. Comunque, io ho due insiemi, li rappresento a mo' di diagramma di Venn o di Eulero-Venn. Allora, graficamente questo potrebbe essere una rappresentazione di una funzione tra questi due insiemi. Ovviamente non è una rappresentazione grafica particolarmente efficiente, poi ne vedremo altre, almeno per le funzioni da RN. Definizione. Questa definizione si può dare in modo più preciso facendo riferimento alle relazioni che vedremo. Comunque vedremo, però non mi interessa adesso essere precisissimo, anzi probabilmente non mi interesserà mai essere più preciso di così. Allora, abbiamo due insiemi x e y, x maiuscolo e y, come vedete anche io sono passato a y, non dico più y. Allora, una funzione si chiama funzione f da x in y e si scrive f da x a valore in y, una legge che ad ogni elemento x appartenente a x, continuo qua sopra, associa uno e uno solo, anzi mettiamo un e uno solo elemento f di x appartenente a x. Per capirci meglio, no. Allora, per capirci meglio, io lo chiamo,
l'insieme x si chiamerà dominio della funzione, l'insieme y si chiamerà codominio della funzione. Diciamo, in una specie di metafora, io li chiamo l'insieme degli arcieri, dominio, e quello dei bersagli, il codominio. Allora, il concetto è che gli arcieri colpiscono sempre, quindi sono in qualche modo infallibili, però ogni arciere ha una sola freccia. Ad ogni elemento X, ogni arciere, viene associato come? Scaglia la freccia, dove cade la freccia, qual è l'elemento associato? Y uguale f di x, anzi qua era meglio scrivere y uguale f di x, perché è funzione dell'arciere, dipende dalla arciere, da dove l'arciere scaglia la freccia. È chiaro? Quindi qua, quello che ha osservato il vostro compagno non era un arciere che scaglia due frecce o un arciere che sta senza frecce, ma era un bersaglio colpito da due frecce, diverse. Chiaro? Quindi, come vedete, la situazione dalla parte del dominio è vincolata da ogni elemento deve partire una freccia. Da ogni arciere parte una freccia, non zero, non due, non infinite, ma una e una sola. Dalla parte dei bersagli, invece, la situazione non è vincolata. Sul bersaglio può cadere su un bersaglio può cadere nessuna freccia, una freccia, tre frecce, infinite frecce. San Sebastiano, trafitto da innumerevoli frecce. Chiaro? Chiara la definizione? Adesso ricordiamo una vecchia, un vecchio indovinello, storiello, barzelletta, come lo volete chiamare. C'era questa storia qui. Bisognava entrare, una spia doveva entrare in un campo nemico, ora si acquatta nell'erba, c'ha già tutta la divisa, le cose. Però scopre che la sentinella chiede una parola d'ordine. Allora questo si mette là e spia quelli che passano per cercare di capire qual è, come funziona la parola. Allora arriva il primo, dice 8, anzi no, la sentinella dice 8, quello che vuole entrare risponde 4 e la sentinella può passare. Poi arriva il secondo, la sentinella dice 10, quello risponde 5 e la sentinella lo fa passare. Arriva un altro la sentinella dice 6, quello risponde 3 e la sentinella lo fa passare. Ne arriva un altro ancora, la sentinella dice 12, lui risponde 6, la sentinella lo fa passare. Allora a questo punto lui è convinto di aver capito tutto. La sentinella gli dice 4 e lui che risponde? 2 e la sentinella lo spara e doveva rispondere 7, perché in realtà la regola era che doveva rispondere il numero di lettere della parola. In italiano, se ci fate caso, 12 c'ha 6 lettere, 10 5, 8 4 e 6 ne ha 3. È chiaro? Quindi, come vedete, voi potete avere due. Allora, in quel caso gli arcieri che erano stati esaminati erano 12, 10, 8, 6 e lui poi ha dovuto vedere dove sparava 4, che non sparava su 2 ma sparava su 7. Quindi due funzioni possono definite su, per esempio in questo caso i numeri naturali, potrebbero essere definite anche sui numeri interi facilmente, perché hanno, vabbè, mettiamo i numeri naturali più facile, perché sennò devo metterci meno.
sono chiaramente definiti sui numeri naturali, però non possono essere identificate conoscendo soltanto i valori che hanno su quattro elementi. Possono coincidere su quattro elementi, cioè voi prendete quattro arcieri e sparano per ambedue le funzioni sugli stessi bersagli, poi andate a esaminare un quinto arciere. Allora, nel caso della prima funzione spara da una parte, io dico spara, per la freccia non è forse un termine adeguato, ma insomma, nell'altro caso spara da un'altra parte. È chiaro questo? Allora, ci servono ancora altre due definizioni e poi sulle funzioni ci fermiamo, perché ho promesso che facciamo esercizi. Però per poter fare questi esercizi mi necessitano queste definizioni. Allora, diamole qua su, così stanno tutti sulla stessa lavagna. Definizione. Una funzione f da x in y si dice iniettiva se e solo se per definizione arcieri diversi sparano su bersagli diversi. Equivalente potrei anche scrivere qua f di x uguale f di y implica x uguale x. Sono due modi con... scrivo questo, scrivo la parentesi al posto di quello che sta scritto a destra del se solo se, è esattamente la stessa cosa. Vi ricordate, a implica b è equivalente a non b implica non a. Quindi iniettiva si può dire così o così. Quindi che ci dice iniettiva? Questa è iniettiva? No, perché? Dov'è che fallisce l'iniettività? Quando colpiscono stesso qua. Allora, supponiamo di modificarla in questo senso. Adesso è iniettiva? Sì. Adesso guardate un attimo. Questi sono due insiemi con un numero finito di elementi. Questo quanto ce n'ha? 5. Quello? 6. Chi è più grande? 6. È un caso? Supponiamo che di avere una funzione iniettiva. Chi ha più elementi? Il dominio o il codominio? Diciamo che in generale il codominio ha almeno tanti elementi quanto il dominio, perché ogni arciere colpisce un bersaglio. Chiaro? Poi potrebbero esserci bersagli non colpiti. Quindi la logica ci dice che possono avere lo stesso numero di elementi oppure il codominio può avere più elementi. In realtà questa logica funziona fino a un certo punto, perché vedremo che quando il dominio e il codominio avranno cardinalità infinita, cioè non avranno un numero definito di elementi, io potrò avere una funzione iniettiva da un insieme nell'insieme stesso. Per esempio, prendete i numeri naturali, di ogni numero naturale fate il doppio. Questa è una funzione iniettiva. Se prendo due numeri diversi, 3 e 6, il doppio fa 6 e 12. Cioè, se il doppio è uguale, sono uguali anche i numeri di partenza. Chiaro? Tuttavia, nel dominio ci sono tutti i numeri naturali. Nel codominio ci posso anche mettere solo i numeri pari. Oppure potrei metterci i numeri naturali stessi. Ma se ci metti i numeri naturali stessi, verranno colpiti solo i numeri pari. E quindi, pur essendo dominio e codominio lo stesso, per esempio n n, riesco ad avere una funzione iniettiva. Questo con gli insiemi di cardinalità finita non è possibile. Se un insieme ha un numero finito di elementi x ed è il dominio e la funzione f iniettiva, allora prendo il codominio y deve avere un numero di elementi maggiore o uguale di quelli di x.
anzi, se la funzione ha, diciamo, non colpisce tutti i bersagli, diciamo così, adesso daremo la definizione corretta, cioè se non è suriettiva, allora il numero di elementi di Y è strettamente maggiore di quello di X. Questo si dice iniettiva in Italia, tranne che in Toscana si dice ingettiva. Ingettiva, o pronunciando in maniera toscana, ingettiva. Ok. Altra definizione F da X in Y si dice suriettiva secondo voi in Toscana si dirà suggettiva se solo se per ogni Y appartenente a Y esiste X appartenente a X tale che Y sia uguale a F di X. Traducete nel linguaggio Alcieri bersaglio. Che ogni bersaglio? Che ogni bersaglio? È colpito da un Alcieri. Per ogni bersaglio esiste un Alcieri che ci ha ammirato e ci ha colpito. Che lo ha ammirato e lo ha colpito. Questa funzione è suriettiva? No. Prendiamo questa funzione qua. È suriettiva? Sì. Ok. Sì che è suriettiva, i bersagli sono colpiti tutti. Non è iniettiva perché ho rimesso i due che colpivo lo stesso bersaglio. Quindi sono due concetti indipendenti, una funzione può essere iniettiva e non suriettiva o suriettiva e non iniettiva. Ovviamente sempre per gli insiemi di cardinalità finita, se la funzione è suriettiva la cardinalità dell'insieme di partenza, il numero di elementi dell'insieme di partenza è maggiore o uguale, questo vale sempre, vale anche per... Però diciamo se oltre a essere suriettiva la funzione non è iniettiva, e questo vale solo per l'insieme di misura finita, in questo caso l'insieme di partenza ha un numero di elementi strettamente maggiore di quello di arrivo, cioè del codominio. Quindi vedete, qui avete 5 elementi, la funzione è suriettiva, ma ci sono due bersagli che colpiscono lo stesso elemento, quindi il numero degli arcieri è maggiore di quello dei bersagli. Quindi i bersagli sono meno, il codominio ha solo 4 elementi. Ultima definizione, che però è ricavata da quelle prime due, se F da X in Y è sia iniettiva che suriettiva, si dice biettiva. Oppure biunivoca, o poi chiameremo anche invertibile, oppure in Toscana si dirà bigettiva. Oh. Allora, regola non scritta, ma diciamo cogente, che si applica sempre. Quando il professore dedica un certo tempo a una cosa, anche se sembra, che vuol dire? È importante. Quando vedete più nomi per la stessa cosa,
Che vuol dire? È importante. Se no non sprechiamo tanti nomi. Ci sono altri esempi nella lingua di cose che hanno molti nomi. Vabbè, prendo uno più neutro, che sono i soldi, no? I soldi hanno sinonimi a spiovere. Un'altra parola che ha molti sinonimi, la parola schiaffo. Non so. La prima parola qual è? Biettiva. Mi sembra che si scriva con due i, sì. Ma bigliettiva. Però si usa poco, so già si dice bionivo che è mercato. Perché si chiamerà invertibile? Adesso questa qui è biunivoca, perché sia iniettiva che soiettiva. E beh, qua almeno per l'insieme di misura di cardinalità finita è facile verificare che il numero di elementi è lo stesso. Quando vuoi contare non significa altro che stabilire una funzione biunivoca tra un certo gli elementi di quell'insieme e i primi numeri naturali. Se io dico 1, 2, 3, 4, 5, ho riassociato alle 5 dita della mia mano destra i primi 5 numeri naturali, oppure dell'insieme, agli elementi dell'insieme che sto contando. Quindi, se è biunivoca, x e y hanno lo stesso numero di insieme, di elementi. Perché si parla di funzione invertibile? Perché in questo caso è facile costruire una funzione inversa. Allora, immaginate che il bersaglio risponda. Però il bersaglio quando risponde? Se viene colpito. E se viene colpito risponde a 1. Allora, qual è la situazione? Se la funzione non è soiettiva ci saranno bersagli che non rispondono perché non sono attivati, non ci hanno colpito sopra e quindi non rispondono. Se un bersaglio viene colpito da due parti, anche se il bersaglio risponde, deve scegliere, pure lui c'ha una freccia e quindi si crea un'ambiguità. A chi rispondo? A quello A o a quello B? Chiaro? Invece qua c'è una risposta automatica. Ogni elemento, ogni arciere colpisce un bersaglio, ogni bersaglio può rispondere. Ecco, quindi io posso leggere la funzione anche al contrario, cioè partendo dal codominio y e arrivando al dominio x. Ecco, quella che viaggia al contrario si chiama funzione inversa, o in matematica f-1. f-1 va da y a x. f-1 è quella che va in questo senso. Per adesso non ci servirà esaminare f-1, quindi la definizione precisa di f-1 la ripeteremo quando sarà il caso, però insomma, il concetto è questo. È chiaro? Oh, è naturale. Abbiamo visto, quando io ho un insieme di cardinalità finita, cioè con un numero finito di elementi, è naturale vedere che se c'è una funzione biunivoca tra due insiemi di questo tipo hanno lo stesso numero di elementi, è evidente. Il problema è se l'insieme non ha un numero finito di elementi, se i due insiemi non hanno un numero finito di elementi, come abbiamo visto prima, io potrei costruire una corrispondenza. Allora qua ci metto i numeri naturali n. Vabbè, questa è una possiamo scriverlo così, ma in realtà questa definizione è meglio di questa. Questa non è altro che una tauto n, l'insieme degli elementi che appartengono a n, che è tautologia. In realtà cosa dovremmo dire? Dovremmo dire gli assiomi di Peano e poi dire che il primo numero l'abbiamo chiamato 1, gli altri. Non è meglio scrivere così. Diciamo che però, quando invece non sarà una tautologia, cioè che ne so,
io voglio descrivere gli elementi di n tali che, poi ci metto altre condizioni, allora scriverò così, insieme di n appartenendo a n, diciamo tali che n appartiene a n, e aggiungerò le altre condizioni. Quindi n per me d'ora in poi sarà sempre 1, 2, 3, puntini, puntini. Si legge tali che. Ed è sostituibile con i due puntini. O questi. E che cos'è una tautologia? Abbiamo detto la lezione scorsa. La lezione sta sul web. Ok. Perché no, non è che non l'ho detto. È una ripetizione della stessa cosa. Ok? O forse l'avevano chiamata petizione di principio. Comunque, tautologia. Quello che è bianco, diciamo, quello, mettiamo che abbiamo solo cose bianche e nere, allora quello che non è bianco è nero e quello che non è bene è bianco. Oppure se non è zuppa è pan bagnato. Se non è pan bagnato è zuppa, però. Se avete solo quelle due possibilità. Ok, adesso chiamiamo i numeri pari, chiamiamoli così, è una volta, si usa a volte questa, questi per esempio si possono descrivere meglio ricorrendo scriverli così 2, 4, 6, però scrivendo i puntini qua c'è una piccola ambiguità, perché io in qualche modo la legge che regola questa progressione la do per scontata già dopo tre elementi, ci potrebbe essere un'altra progressione che all'inizio aumenta di 2 in 2 e dopo fa un'altra cosa, oppure come si legge in quell'altro modo? L'insieme di 2n tali che n appartiene a n. Chi sono l'insieme di 2n tali che n appartiene a n? L'insieme dei doppi dei numeri naturali. I doppi di un numero naturale, il doppio di un numero naturale è pari, quindi sono tutti pari. Quindi come vedete, già passando alla descrizione di n, alla descrizione dei numeri pari, qua diciamo in realtà nessuna delle due descrizioni è adeguata, qua. Una volta che sappiamo chi è n, possiamo descrivere facilmente i numeri pari. E quindi questo è anche il motivo per cui a volte i numeri pari si indicano così. Allora, se prendo questi due insiemi, questo lo chiamo x e questo lo chiamo y, allora va su 2, 2 va su 4, 3 va su 6, 4 va su 8. È una funzione invertibile? Eh sì. È iniettiva? È suriettiva? Ogni numero pari è il doppio di un numero naturale. E qual è la funzione inversa? La metà diviso 2. Quindi come? Però per avere la metà devo partire da un numero pari. Infatti la funzione inversa è definita solo sui numeri pari, perché se ci mettessi tutti i numeri naturali da questa parte la funzione non sarebbe più suriettiva e quindi non la potrei invertire. Adesso qui siamo di fronte a una realtà scomoda che non ho voluto, ho voluto sottolineare un attimo, perché anche se non c'entra con l'esercizio che dobbiamo fare, è che noi abbiamo una funzione invertibile tra un insieme e un suo sottoinsieme, perché questo comunque è contenuto qua dentro ed è un suo sottoinsieme proprio, nel senso che l'insieme dei numeri pari non esaurisce l'insieme di tutti i numeri naturali. Allora questo fatto ci dice che noi dobbiamo abbandonare una delle due cose. Allora, se vi ricordate, noi con gli insiemi che avevano un numero finito di elementi abbiamo osservato che essi hanno
se c'è tra di loro una funzione invertibile e si hanno lo stesso numero di elementi. Adesso abbiamo due insiemi, l'insieme dei numeri naturali e l'insieme dei numeri pari. Questi hanno infiniti elementi, però anche tra gli infiniti ci potrà stare un infinito più grande, un infinito più piccolo. Il fatto che esista una funzione invertibile tra n e i numeri pari, a questo punto, se diciamo che n è più grande di 2n, nel senso che ha più elementi di 2n, dobbiamo abbandonare l'idea che una funzione invertibile dia la stessa cardinalità. Cioè una funzione invertibile tra x e y ci dica che x e y abbiano la stessa cardinalità. Se viceversa vogliamo conservare il concetto che se una funzione tra due insiemi è invertibile, allora i due insiemi hanno lo stesso numero di elementi, però non si dirà in genere lo stesso numero di elementi, quello si dirà per insiemi che hanno un numero finito di elementi, si dirà la stessa cardinalità. Allora dobbiamo abbandonare l'idea che n e 2n abbiano cardinalità diverse. Cioè, pur essendo infiniti, pur essendo strettamente contenuti uno dentro l'altro, quei due insiemi devono avere la stessa cardinalità. Secondo voi qual è la scelta giusta? Insomma, quella che più feconda? Possono avere la stessa cardinalità, perché se uno è sotto insieme di un altro, non assurdo. E invece ce l'hanno la stessa cardinalità. Però è un buon assurdo. Non c'è un assurdo. Non è contraddittorio, nel senso che, esiste quando l'insieme è infinito, anzi se volete questa è la definizione di insieme infinito, un insieme ha un numero finito di elementi, un numero infinito di elementi, se e solo se, oppure si dice un insieme infinito, quando esiste una funzione invertibile tra l'insieme e una sua parte propria, cioè un suo sottinsieme. Quella è la definizione di infinito. Allora, è molto semplice, finisco questo discorso e poi rispondo alla domanda. Molto semplice, immagina gli elementi che siano ordinati, immagina un albergo infinito, può essere un infinito dei numeri naturali o anche un altro infinito, ordinati che significa? Che ognuno ha il successo, allora arriva un nuovo ospite, che fai? Ogni ospite dell'albergo è pregato di trasferirsi nella stanza successiva, quelli tutti trasferiscono la successiva e liberano la stanza. Giusto? E quindi possiamo accomodare un altro ospite. Tramite questo semplice ragionamento è facilissimo avere un'applicazione biunivoca tra un insieme e l'insieme meno un elemento. Io ho mandato tutti nella stanza successiva, è rimasta libera. L'unico elemento che non viene colpito è la prima stanza. Quindi, essendo l'insieme infinito, funziona ed ho una funzione invertibile tra un insieme e la sua parte. Quindi, in realtà, quando gli insiemi diventano infiniti non dovete fare attenzione esattamente al numero di elementi, cioè al fatto che uno sembra più grande, sembra più piccolo, ma ogni qualvolta tra i due insiemi riesco a trovare un'applicazione invertibile, quei due insiemi hanno la stessa cardinalità, anche se in realtà non sembra. La cardinalità di n si chiama cardinalità del numerabile, in inglese countable, cardinalità del numerabile, ok? Tutti gli insiemi hanno la cardinalità del numerabile? No, ci sono cardinalità superiori, questo lo vedremo, per esempio i numeri reali non hanno la cardinalità del numerabile, quindi ci sono livelli di infinito diversi. Ma non si ottengono passando da n a 2n, o da 2n a n, e non si ottengono neanche quando faremo il prodotto cartesiano passando da n a n quadro. Bisogna, per cambiare cardinalità, ci vuole qualcosa in più. Chiaro? Va bene. Che ore sono? Vediamo quanti minuti abbiamo. No, pausa.